giorno per la nostra Napoli. Non credevo di poter assistere a un giorno così bello e grande. Venite con me. Sono tornate a splendere le sete che ornano la sala del consiglio dell'appartamento reale della Reggia di Portici, e con esse è tornata a vivere la sala stessa, inaugurata dal sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, e animata per l'occasione dal re Carlo di Borbone, dalla regina Amalia di Sassonia e dalla loro corte. Il restauro delle sete è stato realizzato con fondi dell'ente di Piazza Matteotti, proprietario del Palazzo Borbonico, con la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, presente alla cerimonia con il direttore Elena 54. Abbiamo utilizzato sete per le necessarie integrazioni nelle mancanze in corrispondenza degli strappi e poi abbiamo operato dei tensionamenti. Sono state spolverate con aspiratori da museo, con pennelli di martora morbidi, quindi noi ci siamo dovuti occupare di sganciare tutte le sete nella parte bassa, di rinforzarle assolutamente per consentire poi il riposizionamento corretto del tessuto sul telaio originale. Abbiamo anche con l'occasione rimosso un listello in legno dorato tardo e disturbante, molto brutto, che l'abbiamo sostituito con delle passamanerie a tono, che è anche un tipo di intervento più consono e più utilizzato negli appartamenti storici. Nel Settecento la sala del Consiglio era usata come terza anticamera di accesso all'attigua sala del Baciamano. L'attuale volta, dipinta nell'Ottocento, si presenta con allegorie delle stagioni e fregi di grifoni e si raccorda alle pareti con un cornicione in stucco dorato. Il portale d'ingresso e quello di uscita sono in marmo di tipo onice. Sulla parete lunga interna è presente un camino in marmo, uno dei pochi esempi visibili nella reggia. Il pavimento è originale, in cotto decorato a finto marmo elucidato. Ma la reggia è un unicum anche per la sua posizione geografica. La reggia rappresenta forse un punto particolare all'interno di quello che è il territorio metropolitano. È al centro del golfo, è a 500 metri dagli scavi di Ercolano, è collegata benissimo con Napoli, può essere, diciamo, un grande attrattore che fa coincidere, diciamo, sia la parte napoletana con quello del Biglio d'Oro. Non solo, ma anche e soprattutto con il Vesuvio. Particolarmente soddisfatto il sindaco De Magistris, che ha ricordato anche i tanti interventi realizzati dalla città metropolitana, dal recente restauro delle facciate esterne al recupero di quelle interne, della peschiera, del galoppatoio, degli appartamenti reali. Ancora una volta un intervento importante della città metropolitana per valorizzare sempre di più questo sito straordinario dell'area metropolitana napoletana. Un lavoro importante, come si può vedere, di restauro dell'unica tappezzeria dell'Ottocento che è rimasta di San Leucio in questo sito, ma anche l'occasione per ricordare gli impegni anche economici significativi che abbiamo messo in campo negli scorsi mesi sulla reggia e sul bosco di Portici, insieme anche al Dipartimento di Agraria, con cui stiamo lavorando insieme affinché questo luogo possa vivere sempre di più di cultura e fruizione collettiva. Viva o re, viva o re, la vita campa città. Sì, una vita a re. Maestà, maestà, sì, bello come San Gennaro. Ed è stata anche l'occasione per rimarcare il ruolo di Napoli, oggi come ai tempi del Borbone. I Borbone avevano una grande visione strategica, sono stati molto lungimiranti da tanti punti di vista e ci hanno lasciato dei simboli identitari che faranno parte per sempre la storia di Napoli, ma non solo di Napoli, qua siamo a Portici, l'area metropolitana, pensiamo a Caserta, pensiamo al Teatro San Carlo del 1737, il Palazzo Reale, Capodimonte, insomma Napoli è stata, è e sarà sempre capitale, e di questi tempi è ritornata a essere soprattutto capitale della cultura e dell'umanità, che vanno anche molto d'accordo tra loro.